Michele Simi, titolare della stazione di servizio Erghi in via Bellomo, che sabato intorno alle 4 del mattino è stata assaltata da alcuni malviventi. Sì. Come è andata? Niente, io alle 4 meno un quarto ricevo una telefonata a casa dove mi avvisano che c'è stato un furto e quindi c'erano le forze dell'ordine presenti. Sono arrivato sul posto e ho trovato la serranda completamente distrutta e il controsoffitto dove erano fissati i rastrelli dei vari grattevinci che si sono presi, completamente buttato giù. Si sono accontentati però i ladri, poi sono andati nel suo ufficio? No, poi sono andato nell'ufficio hanno aperto un cassetto dove c'erano buoni carburante e altri grattevinci sigillati. Scatta l'allarme, la centrale operativa, perché noi abbiamo la videosorveglianza remoto, chiama i carabinieri, ma in tutto questo frangente si trova per caso una pattuglia dei carabinieri in borghesi che interviene immediatamente. Ne nasce un conflitto a fuoco fra due malviventi che scappano con la vettura, quindi il carabiniere spara addosso alla macchina. Tant'è che qui era pieno di bossoli. Sì, era pieno di bossoli per terra, e due invece scappano a piedi. Uno di quelli che scappa a piedi viene inseguito da uno dei carabinieri, che nell'inseguimento rimane ferito perché inciampa in una ringhiera alle spalle della stazione di servizio. L'inseguimento viene interrotto, intanto l'assalto c'è stato, il danno c'è stato. Non è la prima volta, questa è almeno la terza volta. Abbiamo anche il problema delle prostitute che sono perennemente sul posto, che imbrattano, sporcano, la gente non si ferma, perché chiaramente se io mi fermo in una stazione di servizio con mia figlia, vedo le prostitute, vado più avanti, non mi fermo sulla stazione perché crea un'immagine negativa. Comporta un danno economico? Assolutamente, il self-service a me è morto, cioè tutto quello che faceva prima al self-service io non lo faccio più, perché chiaramente la gente preferisce fermarsi altrove e non nella mia stazione di servizio. Quindi avrà fatto delle rimostranze? Assolutamente, ho scritto alla Procura della Repubblica, Comando dei Carabinieri, Polizia e Comando dei Vigili Urbani. Nessuno può fare niente perché non sono extracomunitarie. Nel senso che essendo rumene, essendo comunitarie, non le possono espellere, quindi più che portarle in caserma poi le devono rilasciare. E poi rivengono perché qua. Se non le beccano sul fatto, pare che non possano fare. Come non le beccano sul fatto? Infatti, cioè, ogni giorno lei avrà pure. Ho detto ai carabinieri, facciamo così, adesso vado io, faccio io il finto cliente, così le beccate sul fatto. Dice no, non lo puoi fare. Qualcuno deve fare, altrimenti questo problema non lo risolviamo. Benissimo. Malgrado ci sia un'ordinanza del sindaco, che io sappia, che punisce il cliente in flagranza, però nessuno si mette lì a guardare e aspettare che magari il cliente va. La situazione è insostenibile, cioè io ormai mi sono stancato, ho dovuto tagliare tutte le aiuole, le ho rase al zero, perché andavano dietro le aiuole e facevano appartare. Queste sono le aiuole che il signor Michele Simi è stato costretto ad abbattere praticamente. Qui c'erano delle aiuole e queste sono, guardate un po', le tracce, le prove, lubrificanti, calze, cuscini, a mucchina, per quanto possa essere questa a mucchina. Qui lei trova poi preservativi. Allora, delinquenti, furti, rapina, scippo, un'altra rapina davanti a una banca mentre andavo a versare. Non sono io, sicuramente. Io sono un bancomat per loro. Tu vedi me, vedi un bancomat, non vedi Michele Simi. Questo è il problema. Guardi, le lasciamo una telecamera, ha scritto e nessuno gli ha risposto. No. Adesso facciamo un appello video, diciamo. Ah, io faccio un appello alle forze dell'ordine perché siano più presenti, specialmente per noi stazioni di servizio che siamo completamente alla mercé di questi delinquenti, poiché effettivamente ci abbiamo il contante, quindi che facciano qualcosa, perché non è possibile. Cioè, il livello di sicurezza ormai per noi è diventato zero, come senso di sicurezza non abbiamo più nessun senso di sicurezza, abbiamo solo paura. Paura di aprire la mattina, perché se fossero venuti loro un'ora più tardi ci saremmo trovati anche noi in mezzo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo armarci?